Ciao a tutti ragazzi, sono Joseph15 e ben ritrovati nel canale. Oggi vi faccio vedere questo nuovo numero delle magiche storie sonore di T come tigro. Ora andiamo a scartarlo. Un attimo, andiamolo a scartare insieme. Questa è la statuetta, la apriremo dopo. Ora pensiamo a scartare il libro. Un attimo, vi abbasso la fotocamera. E ora apriamolo. È davvero duro. Cerchiamolo di aprire. Ecco qua, siamo quasi riusciti. Prima o poi riusciremo. Questi libri sono davvero rinchiusi per bene. Ok, siamo quasi riusciti. Ok, cerchiamo di togliere la carta. Eccola qua, siamo riusciti a toglierla. Prima di guardare il libro, guardiamo un attimino come è fatto il personaggio. Ok. Oh, si è già aperto da solo il buco. Oh, va bene. Andiamolo a vedere. E guardate com'è fatto bene il nostro personaggio. Davvero fatto bene, guardate qui. Tigro. Oh, e vi devo dire, questo cartone si chiama T come tigro. E sapete che questa è la, questa era la 44esima uscita. Ora alziamo la fotocamera e andiamo a guardare le immagini, come sono belle. Guardate, T come tigro, una bella storia. Io non l'ho vista, però tratta comunque di Winnie the Pooh. Diciamo che è il secondo capitolo di Winnie the Pooh. Non è proprio il secondo capitolo, però diciamo che è più o meno il secondo capitolo. L'ho voluto prendere, non l'ho mai visto, però lo voglio conoscere perché parla lo stesso di Winnie the Pooh. E ok, siamo arrivati a fine storia ed è ora di andare a leggere la parte posteriore. La passione di Tigro, si sa, sono i soldi ed è facile trovarlo intero a saltellare di qua e di là nel bosco dei 100 acri. Oggi però la combinata grossa, saltellando di qua e di là, ha fatto cadere un grosso masso sulla casetta di tronchi di In Home. Vabbè, comunque cercherò di vedermelo questo cartone, che non l'ho visto, ma l'ho comprato così me lo potrò conoscere. E non ci resta di andare ad accendere il Magic Box. E ora diamo via alla magia. Tigro. La passione di Tigro, si sa, sono i salti, ed è facile trovarlo intento a saltellare di qua e di là nel bosco dei 100 acri. Oggi però la combinata grossa, saltellando di qua e di là, ha fatto cadere un grosso masso sulla casetta di tronchi di I.O. L'asinello non si è fatto niente, per fortuna, ma la sua casetta è ormai distrutta, e quello è solo l'inizio di un giorno davvero sfortunato. Gli amici sono subito accorsi per dare una mano. Il coniglietto Tappo ha già in mente un piano per costruire una macchina per sollevare il masso e tutti lo aiutano a costruirla. Quando Tigro arriva, esclama: «Risolviamo tutto con qualche saltello!» Prende una bella rincorsa, spicca un salto altissimo e potentissimo e spinge via il sasso.
che però distrugge la macchina di tappo e rotola, rotola, rotola fino al lago, trascinando con sé i suoi amici. «Hai rovinato tutto quanto», lo rimprovera il coniglio. «Non sai pensare ad altro che a saltellare?» «Ma è quello che i tigri fanno meglio», risponde Tigro dispiaciuto. L'unico che davvero sembra capire Tigro è il piccolo Ro, perché è un canguro e naturalmente anche lui adora saltare. «Non essere triste», cerca di consolarlo il piccolo. Poi gli viene in mente che forse Tigro ha bisogno di ritrovare la sua famiglia. «Sì, tanti tigri simili a Tigro, tutti salterini come lui, e con loro si sentirebbe sempre a proprio agio. Però dove saranno?» Il gufo Uffa gli dà un saggio consiglio. Tigro deve cercare il suo albero genealogico. Lui però non sa che l'albero genealogico è l'elenco di tutti i parenti e crede che sia un albero vero, con tanti tigri seduti sui rami. Perciò con Ro comincia la ricerca in tutto il bosco, gridando «Yuhu! Tigri! Venite!» Cercano in alto, cercano in basso, cercano vicino, cercano lontano, ma nessuno gli risponde. I due amici allora saltellano fino alla casa di Tigro per cercare qualche indizio. Durante una lezione di salti, Ro finisce per ruzzolare nel ripostiglio. Tutto quello che c'è dentro si riversa per terra e così trovano un medaglione di famiglia a forma di cuore. Forse dentro c'è una foto di tanti tigri? No, il medaglione è vuoto. Tigro è abbattuto, ma Ro ha un'altra idea. Può scrivere una lettera alla sua famiglia e farla recapitare dal vento. «Adesso non mi resta che aspettare», dice Tigro speranzoso, dopo aver consegnato la lettera al vento. E aspetta e aspetta, arriva la neve sul bosco dei 100 acri, ma ancora nessuno ha risposto a Tigro. Ro è davvero preoccupato per il suo amico e quando torna a casa continua a rimuginarci. «Vorrei tanto avere un fratellone come Tigro», dice a mamma Kangu, «perché così sarebbe proprio come uno della famiglia». Kangu sorride e lo rassicura. «Tigro è uno della famiglia e finché gli vorremo tutti bene continuerà sempre a esserlo». Ro sa che Kangu ha ragione, ma non può fare a meno di pensare a Tigro e a quanto sia triste. «Quanto vorrei fare qualcosa perché Tigro torni a essere allegro», sospira Ro. La notte, si sa, porta consiglio e infatti, sotto le coperte, il piccolo canguro ha una grande idea. Saranno gli amici a rispondere alla lettera di Tigro. Detto, fatto. Puh, io, pimpi. Tutti aiutano Uffa a scrivere dei bei pensieri e fanno in modo di farli recapitare a Tigro. Il giorno dopo, quando Tigro riceve la lettera, che cosa fa? Salta qua e là, naturalmente. Spicca tanti balzi di felicità. «Guarda che ho ricevuto! Una lettera per me!» esclama Tigro. «La mia tigrissima famiglia! Lo sapevo che c'era! Loro sentono la mia mancanza e verranno a trovarmi domani!» Tigro già se lo immagina. Presto conoscerà tigri esploratori, tigri musicisti, tigri ballerini, tigri di tutti i tipi. Fu e gli altri non hanno mai scritto nella lettera che qualcuno lo andrà a trovare, ma nessuno trova il coraggio di deluderlo. E adesso? Tigro si aspetta tanti ospiti a strisce, baffuti e salterini come lui, ma non verrà nessuno. Ro ha un'altra idea. Si travestiranno tutti da tigri. È una bugia a fin di bene e sembra funzionare, fino a quando proprio Ro, esibendosi nell'ennesimo balzo, non svela il travestimento. Tigro un po' ci rimane male, un po' si offende, ma poi dice «Era solo uno scherzo, non fa niente, perché lì fuori c'è un albero genealogico dei tigri, pieno dei miei veri familiari, e riuscirò a trovarlo». Tigro se ne va da solo nella tormenta di neve e trova davvero un grande albero, ma non è quello che sta cercando. No, non c'è nessun tigro appollaiato sui suoi rami. Gli amici comunque non l'hanno lasciato solo, hanno sfidato la bufera per cercarlo dappertutto. E ora che sono arrivati, Tigro salta giù dall'albero stupito. «Che siete venuti a fare qui?»
Chiede: che domanda è? Topo si arrabbia moltissimo, ma non fanno a tempo di finire di litigare che si sente un rumore strano, come un tuono. Non è un tuono, è il rumore di una gigantesca valanga. Tigro non perde un secondo, con i suoi salti porta gli amici al sicuro sull'albero. Ora però è rimasto a terra lui ed è in serio pericolo. La valanga lo sta portando privo di sensi verso il burrone. Ci penserò. Userà uno dei salti più difficili, il salto in lungo e in largo con il balzo di rimbalzo. Con questo prodigio raggiunge l'amico che si risveglia e insieme possono fare il salto più alto della loro vita e salvarsi. Ora che tutti sono al sicuro, gli amici possono dire la verità a Tigro. Sono stati loro a scrivere la lettera. Tigro capisce che lo hanno fatto perché gli vogliono bene. Vuol dire che voi, i miei amici, siete la mia famiglia? È proprio così. E questo riempie di gioia il suo cuore. Adesso ha una gran voglia di fare bellissimi regali a tutti quanti. E comincia con I.O., regalandogli una splendida casetta nuova di zecca. Anche Perrò ha un bel pensiero. Gli regalerà il suo medaglione di famiglia con un abbraccio. Ma aspetta, aspetta. Al medaglione manca ancora una cosa. Adesso ci vuole un bel ritratto di famiglia da metterci dentro, esclama Tigro. Christopher Robin ha portato una macchina fotografica. Ci pensa lui. Tutti in posa, forza. Un bel sorriso e... 3, 2, 1... Scatta l'ora dell'allegria. Spegniamo il Magic Box. Togliamo il personaggio. E niente ragazzi, vi consiglio di comprarlo questo libro, perché ora grazie a questo libro ho capito di cosa tratta la storia. E niente ragazzi, se vi è piaciuto anche questo video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, perché ho già 28 iscritti, ma aggiungete altre iscrizioni. Ciao ciao!